finalità del rilievo e non farlo, è molto peggio che fare un rilievo serio, fatto bene, va bene, qualunque sia la sua finalità. E qui voglio con questo mettere in chiaro una cosa che con tutti i colleghi mi pare ampiamente è stata dimostrata. Esistono persone che sanno fare rilievi, esistono persone che li fanno. I rilievi costano, questo è anche vero, però i rilievi si possono fare. Allora è inutile che ci prendiamo in giro nel dire ma sarebbe meglio farlo in un modo, sarebbe meglio farlo in un altro. L'importante è farlo. Poi eventualmente, ecco il completamento del quale parlava Gianni, sarà sempre possibile integrare un rilievo con delle altre notizie, con delle altre informazioni, con tutto quello che è necessario. In questa diatriba sono contento anche di citare, sarebbe bene in ogni caso verificarsi con gli altri. Cioè quello che noi stiamo discutendo qui, diciamo, una modestissima porzione della, diciamo, rappresentanza culturale, sociale, diciamo, della nostra città di 400.000 abitanti, naturalmente, è già abbondantemente superato, sia a livello nazionale, dove esistono delle associazioni che dibattono di questi problemi, e sia a livello internazionale, dove ci sono degli organismi che ovviamente ne discutono. Ora, nel campo specifico del rilievo, esiste a livello nazionale la Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia, la SIFET, di cui noi facciamo parte, e che naturalmente dibatte questi argomenti, però sul concreto, cioè discutendo con i rilievi alle mani, con le diapositive, come il collega Pelle, il collega Sena stamattina ha fatto, e quindi, diciamo, quando abbiamo da discutere su un argomento sperimentale, è più facile vedere i dati positivi, i dati negativi, apprezzare, correggere. Allora ecco che, diciamo, non sono chiacchiere, sono cose concrete sulle quali si può discutere e soprattutto arrivare a quel famoso problema a cui lei ha accennato, che è la normativa del rilievo. Non è più possibile accettare un rilievo secco e semplice fatto da una persona X qualunque che non si riconosca in uno standard codificato e accettato con codifica da tutta la collettività, perché a questo punto quell'atto notarile di cui parlava il professore Pan naturalmente non può avere significati diversi a seconda di chi lo ha redatto. Ora io posso fare un esempio ed è molto semplice, ed è quello cartografico. Ora la cartografia, diciamo, ha come oggetto l'intero territorio di una regione o di un paese, ma sostanzialmente è un rilievo. Ora, se la cartografia si fa senza norme, è chiaro che la cartografia prodotta a Bari e la cartografia prodotta a Milano non hanno nessuna affinità. È necessario stabilire delle norme, rispettarle e produrre cartografia che rispetti queste norme. Dopodiché questo materiale potrà circolare liberamente in Italia e all'estero. E ricordiamoci che ci sarà nel 1992 la concorrenza di illustri professionisti, perché la scuola mitteleuropea è molto più avanti di noi in campo geodetico, topografico e fotogrammetrico. Allora, necessità di collegarsi con le altre, diciamo, con gli altri organismi presenti, diciamo, sul terreno, necessità di stabilire delle norme alle quali praticamente quello che avviene per la cartografia, quindi il collaudo di un qualunque prodotto cartografico, dovrebbe avvenire anche per il rilievo dell'architettura sacra, nel caso specifico, o di qualunque monumento, cioè un rilievo effettuato da un professionista serio deve essere collaudato, deve essere verificato, nel senso di controllare se risponda o meno a determinate norme, dopodiché è accettabile, può essere documentato. Questo è il cammino sul quale noi ci stiamo avviando. E poi la cosa più strana che io ho sentito, che naturalmente mi riempie di enorme stupore quando abbiamo degli esempi chiaramente diversi, non si è assolutamente parlato di imprenditoria privata. Ma noi forse vogliamo a questo punto prendere un fazzolettino e metterci nascosto dietro. Queste operazioni di cui stiamo parlando sono operazioni che costano molto, e da quello che mi risulta, qualunque servizio, dai pullman alla ricchezza urbana a qualunque, se è effettuato da organismi pubblici, non ha mai dato risultati molto efficienti. Specie se poi questi organismi si vogliono costituire ad hoc, non so nemmeno io per quali
all'imprenditoria privata, che è invece efficiente, che è sottoposta alle leggi di mercato, quindi chi produce funziona, chi non produce fallisce e viene escluso automaticamente dal mercato. Ci sono in Italia e per fortuna anche nella nostra regione, in Puglia, delle ditte che rispondono a queste esigenze. Ci sono stati, l'ha citato il collega Minchilli, degli esempi di finanziamenti statali in questa direzione. Diamo spazio all'imprenditoria privata, non solo perché così si dà lavoro ad altre persone, qui ci sono dei giovani che stanno lavorando proprio in questo settore e hanno uno stipendio, mi pare che con la nuova finanziaria di quest'anno questi progetti siano stati probabilmente rinnovati e quindi questo patrimonio adesso di conoscenza e di... Sì, adesso l'ha detto il sottosegretario Sanza nel nostro convegno, quindi io prendo atto di quello che ha detto Sanza. Dopo sentiremo. Quindi io a questo punto, come conclusione del convegno, vorrei un attimo tirare le somme, se volete. Io vorrei tirare, diciamo, una conclusione di questo convegno che possa andare, diciamo, proprio in questa direzione, cioè stimoliamo i nostri amministratori pubblici, naturalmente. Sottoposti a dei capitolati e a delle tassative, diciamo, operazioni di controllo, in modo che al momento opportuno, se uno ha funzionato e ha prodotto, viene pagato, altrimenti non viene pagato. E su questa strada ci sarebbe molto. Grazie.